Colpo Alexis Sanchez per l'Inter. Neymar non si esclude il ritorno. Milan già in difficoltà. E intanto si complica la cessione di Schick. Io sono Davide, voi siete su One Football News. Partiamo. Alexis Sanchez sarà un giocatore dell'Inter, tutto confermato per l'attaccante cileno che arriverà a Milano nella giornata di oggi. Nella tarda serata di ieri le due società trovano l'accordo sulla modalità del trasferimento e sulla ripartizione dell'ingaggio del giocatore. Ma cerchiamo di capire meglio la situazione insieme al nostro Francesco. Per l'ultima settimana di calciomercato noi di One Football Italia abbiamo un inviato sul campo per seguire da Milano la chiusura delle ultime trattative. Francesco, a te. Ciao Davide, eccoci. Mi sono dovuto rifugiare in macchina perché è scoppiato il nubifragio su Milano proprio in questi minuti. Dallo stesso cielo, da cui tra poche ore e pochi minuti arriverà Alexis Sanchez, perché ormai è tutto fatto, il giocatore sta arrivando, è in viaggio per l'Italia e oggi svolgerà le visite mediche, firmerà il contratto che lo legherà all'Inter per una stagione in prestito secco dallo United, quindi accordo raggiunto tra le parti. Alla fine lo United ha alzato l'offerta per il contributo dell'ingaggio, l'Inter ha fatto la stessa cosa, quindi si sono trovati a metà strada alla fine per portare all'Inter un altro colpo, un altro attaccante per Antonio Conte, importantissimo ovviamente, e quindi è tutto fatto. Oggi è la giornata delle visite, del contratto e poi dell'ufficialità. Grazie mille Francesco per gli aggiornamenti nonostante le intemperie. In Inghilterra ammirano tutti i Sanchez dei tempi dell'Arsenal, andato a segno 80 volte in 3 stagioni e mezzo. Ma sono rimasti molto delusi dalle sue prestazioni nel poco tempo che ha passato al Manchester United, dove comunque rimane secondo dopo Pogba per numero di passaggi chiave realizzati. Una qualità questa che assieme alla sua abilità nel dribbling, alla sua fantasia e alla sua velocità ha colpito la dirigenza interista, che ha visto nel giocatore il piano B alla notizia del rinnovo di Dzeko con la Roma. Ecco allora che i nerazzurri vanno incontro agli inglesi e si offrono di pagare 5 milioni dell'ingaggio totale del cileno, che ammonta a 12 milioni. È sicuramente una trattativa che ha fatto molto discutere, visto anche il recente passato del numero 7. Ma secondo noi ci sono 3 punti favorevoli per il passaggio di Alexis Sanchez all'Inter. Il primo è che Conte è famoso per riuscire a tirare fuori il meglio dai suoi giocatori. Non sappiamo come faccia, ma a quanto pare deve avere un metodo speciale, dato che anche Candreva ad oggi sembra un calciatore completamente nuovo. E secondo noi il mister potrebbe avere lo stesso effetto anche su Alexis Sanchez. La nostra seconda osservazione è che il cileno potrebbe essere arruolato come seconda punta subito dietro Luca. È forte nel dribbling e ha anche un buono scatto. La competizione con Lautaro per la maglia da titolare? Da una parte crediamo che possa spingere entrambi i giocatori ad alzare il loro livello. Dall'altra Conte fa sempre molte sostituzioni davanti, quindi entrambi potrebbero avere la loro chance. Senza contare le 3 competizioni che l'Inter dovrà affrontare quest'anno. Infine c'è il fatto che lui la Serie A la conosce. Con l'Udinese, squadra dove ha militato dal 2008 al 2011, si è raddoppiato ogni anno in termini di prestazioni. E da Udine in poi le sue prestazioni sono andate solo che migliorando. L'esperienza negativa allo United sembra quindi un'esperienza sfortunata, magari dettata da un ambiente di per sé negativo. A Milano trova invece un grande motivatore e un ambiente carico a molla, e questo potrebbe essere il contesto ideale per lui per riuscire a rilanciarsi. Nel frattempo in casa Inter rimane l'ultimo ordigno da disinnescare. La dirigenza ha ribadito che, in caso di permanenza a Milano, Icardi rimarrà fuori dal progetto tecnico. Ora il tempo stringe per il giocatore che vorrebbe solo la Juventus. Forse dovrà accontentarsi e accettare la corte del Napoli? Dopo solo una partita il Milan di Giampaolo potrebbe già cambiare modulo, in quanto il tecnico rossonero non avrebbe individuato nei suoi giocatori le caratteristiche giuste per essere convincenti e vincenti con il suo 4-3-1-2. Piontek a quanto pare riesce a dare il meglio di sé solamente quando si trova da solo lì davanti nell'area avversaria. Quindi ora Giampaolo, viste anche le caratteristiche delle pedine che ha a disposizione, dovrà cercare di scendere a compromessi e cercare di capire quale sarà il modulo che farà girare al meglio la sua squadra. E già dalla sfida contro il Brescia potremmo vedere in campo un 4-3-3. Sembra una sconfitta per il tecnico, che dopo una sola partita si trova a dover rinunciare a un modulo di cui è diventato quasi sinonimo e al rombo a centrocampo su cui ha costruito il proprio successo. Molto probabilmente il Milan dovrà accontentarsi dei giocatori che ha a disposizione, visto che a quanto pare Correa potrebbe rimanere a Madrid. Sentiamo cosa ha da dirci Francesco, che ieri si trovava a casa Milan per seguire le vicende del mercato rossonero. Sono ore importanti per quello che riguarda il calciomercato del Milan. Il club rossonero sta cercando di arrivare alla conclusione della trattativa per Angel Correa, che però non è al momento assolutamente vicino. Il Milan offre 40 milioni bonus compresi, mentre il club spagnolo ne richiede ancora 50 e non si smuove da questa richiesta, quindi i club ci lavorano, provano a raggiungere un accordo, ma il giocatore al momento non vuole rompere con il club spagnolo, quindi ad oggi qui da Milano ci sentiamo di dire che l'affare Correa-Milan è assolutamente in salita.
Mentre in Italia sono giorni caldi per tutte le squadre di Serie A che cercano di chiudere colpi su colpi, all'estero è principalmente uno l'affare da seguire e del quale si parlerà ancora per molto. Si tratta del grande ritorno di Neymar al Barcellona. Dopo settimane e settimane di voci sul suo futuro, le trattative sono cominciate ufficialmente ieri con i dirigenti blaugrana che volano a Parigi per cercare di chiudere il grande colpo. Si parla di un'offerta al PSG da 160-170 milioni di euro. E dopo l'incontro di ieri sera, l'agente blaugrana Javier Bordas si è detto molto positivo e afferma: non c'è un accordo, ma siamo molto vicini. Probabilmente il Barcellona dividerà il pagamento in due rate e l'inserimento nella trattativa di Dembélé potrebbe aiutare a chiudere definitivamente la questione. Asse Roma-Lipsia rischia di saltare l'affare Schick tra le due squadre. Il club tedesco avrebbe cambiato le carte in tavola rispetto agli accordi già presi, ma la Roma sarebbe disposta alla cessione soltanto alle condizioni precedenti. Nel caso l'affare vada in porto, la Roma ha trovato un accordo con Kalinic dell'Atletico Madrid, che si unirà ai giallorossi se l'attaccante ceco lascerà la capitale. Altri nomi in uscita per la Roma: lotta 2 tra Cagliari e Sampdoria per De Frel. Il Cagliari inoltre potrebbe alleggerire giallorossi anche del portiere Robin Olsen per via dell'infortunio alla spalla di Alessio Cragno. Intanto a Trigoria si intensificano le trattative per lo scambio con la Juventus per Daniele Rugani, in cerca di un accordo sulla valutazione della contropartita Riccardi. Le alternative intanto rimangono Lovren e Nkoulou, nonostante sul difensore torinese si sia sollevato un polverone diplomatico con il Torino. Ieri sera si sono tenute le prime tre gare di playoff di Champions League e ora sappiamo i nomi delle tre squadre da qualificarsi a gironi dopo il percorso dei preliminari. Ed è un terzetto tutto balcanico. Parliamo della Dinamo Zagabria, dello Stella Rossa di Belgrado e dell'Olympiakos. Domani invece appuntamento con i playoff di Europa League, in cui il Torino deve vincere fuori casa con almeno due gol di scarto dopo la sconfitta casalinga 3-2 contro i Wolves di Cutrone. E ora le voci di mercato. Rodrigo De Paul a un passo dalla Fiorentina, si unirebbe ai Viola per 30 milioni di euro, anche se l'Inter potrebbe inserirsi nella trattativa. L'Atalanta acquista dal Siviglia l'esterno brasiliano Arana, in prestito secco con diritto di riscatto tra gli 8 e i 9 milioni. L'arrivo di Arana fa saltare anche l'acquisto di Laxalt da parte dell'Atalanta e ora l'esterno milanista sembra più vicino al Torino. Il Milan ha rescisso il contratto di Ivan Strinic. Il terzino croato non ha mai giocato in rossonero per via di una malformazione cardiaca e ora la SPAL potrebbe essere interessata al giocatore. Ed è tempo di saluti anche per João Mario, che lascia l'Inter in prestito con diritto di riscatto al Lokomotiv Mosca. Cosa ne pensate dell'arrivo di Alexis Sanchez all'Inter e come la svolterà la Roma in questi ultimi giorni di mercato? Amici di OneFootball, commentate e fateci sapere la vostra. Vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati e se vi è piaciuto il video lasciateci un like. Cliccate qui per vedere il nostro video dei pronostici oppure qui per la puntata di Zona Mista di ieri. Noi ci vediamo dopo nei commenti e intanto vi auguro una buona giornata.